Divenuto ormai oggetto di campagna elettorale, il taglio della riserva del Borsacchio domani sarà anche al centro del dibattito dell'ultimo consiglio regionale prima del voto del 10 marzo. Oggi il consigliere regionale Mauro Febbo, tra i firmatari dell'emendamento che ha dato avvio all'iter per il ridimensionamento dell'area protetta, ha spiegato di essere pronto al dialogo. Noi abbiamo sempre detto dall'inizio che siamo pronti al confronto, abbiamo sempre riconosciuto che all'interno della parte collinare ci sono alcune biodiversità, ci sono alcuni monumenti particolarmente di interesse e su quelli siamo disponibili a ragionare, quindi un ampliamento ci può essere, fermo restando che l'emendamento approvato rimane quello, oramai è legge. Apriamo un tavolo istituzionale tra regione, provincia, comune, portatori di interesse, associazioni per rivedere il tracciato. Abbiamo anche un'ipotesi addirittura molto espansiva per noi, fino a 200 ettari, però c'è un tavolo istituzionale che deve seguire. Dobbiamo recuperare quei 19 anni persi nel non fare nulla. Non è affatto vero che l'iter è concluso, il PAN è stato approvato in maniera molto veloce, ma bisogna andare ancora al via, c'è il piano pluriennale di attuazione da approvare, ci vogliono altri anni. Invece il percorso che noi abbiamo seguito è un percorso molto più snello e soprattutto che dà dignità a quel territorio che è quel sistema agricolo che è stato veramente sfruttato e danneggiato in questi 19 anni. Il taglio della riserva del Borsacchio è inevitabilmente diventato oggetto di campagna elettorale. Alla luce di quanto sta accadendo, riproporrebbe quell'emendamento? Assolutamente sì, perché ne siamo convinti. Vede, 10 anni fa è successa la stessa cosa per il Parco Nazionale della Costa Teatina. Qui 17.000 firme, peraltro non di Roseto ma soprattutto di fuori Roseto, tutti lo volevano. Dopo 10 anni nessuno ne parla più, il parco non c'è, l'economia in quel territorio è esplosa. Noi vorremmo che anche nel Borsacchio l'economia agricola, l'economia turistica, l'economia artigianale, l'economia commerciale esplodesse. In conferenza stampa Nino Tulli, presidente dell'Associazione Agricoltori, Proprietari e Residenti di Roseto, zona del Borsacchio, spiega che sui terreni che io ho comprato, come ce ne sono gli altri che hanno fatto i mutui per acquistare, che ci facessero sviluppare, facessero fare il lavoro. Se loro dicono che non possiamo fare niente, allora che ci dessero i soldi? No? E le riserve penso che si fanno nel demanio, no? Va bene, là c'è la spiaggia, una delle più belle che ci stanno alle coste, ma che significa fare la riserva dai primi 33 ettari, sono diventate 330, poi 660, boom, 1100 ettari di terra, fare riserva alla Nazionale Adriatica o fare riserva alle aziende agricole che stanno sopra? Ma che, spiegatemi quale senso ha. La riserva va bene dove praticamente ci può stare, se fa. Noi l'apertura nostra dico ok, va bene, facciamo la riserva, noi non vogliamo costruire i palazzi perché il piano ce lo vieta, vogliamo solo fare gli agricoltori, tutto qua.